È ormai tradizione che il periodo natalizio avanzi e abbia inizio il giorno dell'Immacolata con il consueto raduno degli alpini del gruppo Alta Valle Stafora. La giornata si è aperta con l'alzabandiera e con il consueto saluto da parte delle autorità alle varie rappresentanze delle penne nere provenienti da tutta la provincia. Il gruppo Alpini di Varzi festeggia i 70 anni dalla sua costituzione. Ricordiamo il primo capogruppo, l'alpino Luigi Tevini, che nel 1952 fondò il gruppo. Il 2022 è un anno importantissimo per gli alpini perché proprio quest'anno festeggiamo i 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini. Io ho partecipato a moltissime manifestazioni in tutta la provincia di Pavia ed è una ricorrenza che si è anche sovrapposta ai 100 anni della sezione di Pavia, degli Alpini di Pavia, e oggi ai 70 anni della sezione di Varzi. Un 2022 importante che ha anche visto Varzi protagonista perché abbiamo ospitato proprio a luglio, abbiamo avuto l'onore di ospitare il 9° reggimento dell'esercito taurinense che è rimasto qua per alcuni giorni e ci ha dato, ci ha fatto vedere delle dimostrazioni molto importanti proprio per tutta la comunità montana. Io mi auguro che si possa ripetere ancora un evento di questo tenore perché ci ha reso veramente molto orgogliosi. Il corteo è poi proseguito, prima del tradizionale rancio, alla volta della chiesa parrocchiale per la Santa Messa, durante la quale è stato molto apprezzato l'intervento del comandante della stazione dei carabinieri di Varzi, maresciallo Felice Ruoppolo, riguardante le truffe perpetrate nei confronti degli anziani e delle persone indifese. Pochi giorni e ad opera di una quanto mai attiva Pro Loco e con il patrocinio dell'amministrazione comunale, il tradizionale mercatino di Natale. Con un centro storico rivitalizzato da tanti bellissimi addobbi, tante bancherelle, tante leccornie e tante idee regalo per tutti i gusti e per tutte le possibilità. È un onore per me essere qua in questa giornata di festa con i cittadini varzesi e con tutti coloro che arrivano da fuori in questa bellissima giornata dove si respira aria natalizia. C'era voglia di ritornare alla socialità di sempre, perché negli ultimi 2 o 3 anni purtroppo quelle restrizioni, insomma, ci hanno limitato parecchio, quindi, insomma, respirare ancora l'aria di Natale e con l'avvento, almeno oggi mi segnava dalle previsioni forse anche della neve. Vediamo se verrà anche giù qualche fiocco di neve per incorniciare questa bella giornata. Un grande sforzo sicuramente per un mercatino di Natale della tradizione importante, tra l'altro in un momento difficile dove il caro energia, le utenze ci hanno messo un po' in ginocchio. Infatti come amministrazione comunale abbiamo deciso quest'anno di non posizionare le solite luminarie di Natale utilizzando i fondi per le persone più in difficoltà. Credo che oggi una giornata così bella dove il Natale protagonista per le vie del centro storico di Varzi sia una grande vittoria e sia sicuramente un grande momento per poter attirare i cittadini, anche molti turisti che sono sicuro che oggi arriveranno qui. E come presidente della provincia direi che il miglior augurio non possa partire che da Varzi. Assolutamente sì, il miglior augurio di buon Natale per tutta la provincia di Pavia. Ma noi siamo qui, come veniamo qui spessissimo durante l'anno, tra Bagnare e Varzi, perché abbiamo radici familiari in questa zona, ma anche perché la zona ci piace molto, perché le radici le hai in tanti posti, ma poi alla fine coltivi le radici e le sviluppi dove stai meglio. E qui stai benissimo, perché tra il paesaggio, il mangiare, il cibo, gli affetti, le amicizie, direi che il posto è straordinario. Se solo fosse ancora un po' più conosciuto in giro non sarebbe male, ma comunque già così va bene, noi siamo molto contenti. Senti Stefano, tu conosci bene il carattere dei varzesi e comunque diciamo degli oltrepadani montani.
com'è questo carattere qua? Beh, con tutte queste definizioni hai già introdotto sapientemente l'argomento. Diciamo che è un carattere non proprio flessibilissimo, ecco, è un carattere un po' scolpito nella montagna, nella roccia, nel legno, forse nei salumi che si tirano fuori da tanti secoli con grande maestria, e quindi una cultura, una maestria, una capacità anche di vivere, alla fine genera forse anche un senso di dire io sto bene così. Però io lo dico molto umilmente, come un pellegrino che viene da fuori, si può sempre migliorare, ci si può anche aprire, anche perché nel XXI secolo magari da fuori possono arrivare anche non solo i turisti, come dire, mordi e fuggi, ma quelli che sono appassionati, che vogliono imparare, che vogliono conoscere e che portano magari anche, lo possiamo dire, benessere e magari anche nuove energie, nuove idee in questo territorio meraviglioso. Sempre molto emozionanti le discese dei Babbo Natale a cura della SOV, che dalla Torre Malaspina portano dolciumi e numerosi bambini in attesa con il nasino lì in su.